iscrivetevi a questo canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella delle notifiche, condividete questo video con chi pensate possa essere interessato. Ma sapete cosa mi dà fastidio a me fondamentalmente? Cioè, diciamocelo molto brevemente. Io questa partita l'ho vista e non l'ho vista. L'ho vista, ma ho pensato che c'è veramente ancora, c'è ancora l'incazzatura della riuscita in Champions League. C'è ancora l'incazzatura in quel tutto il casino che sta succedendo, che uno non riesce. Diciamo che non riesce praticamente più a guardare la Juventus nel modo in cui si voleva vederla prima, capito? Quindi vai a vedere questa vittoria, due gol, e dovremmo essere contenti, esaltati, felici. Io dico, io ho detto una cosa, ci ho anche fatto una storia su Instagram corrigendoci, e mo fanno i fenomeni, e mo fanno i fenomeni. Tra l'altro vincendo solo 2-0. Beh, fondamentalmente li potevo fare pure di più. Cioè, sempre al solito, facciamo due gol. A un certo punto non è sempre la stessa cosa, no? Che non si attacca neanche più dopo. Cioè, prima un modo, poi in un altro. Non occorre neanche più vedere più di tanto la partita, perché ormai la Juventus è diventata incredibilmente prevedibile. Sì, e con la Salernitana sì. Ho capito, e qualcuno potrebbe dire, la Salernitana, vabbè, ho capito, ma questo calcio in un modo diverso, qualche modo non lo potevi fare anche con le altre. No, facciamo i leoni solo dopo aver fatto i coglioni. Cacciamo fuori la scienza, come dicevano le parti, non dalle mie parti, cacciamo fuori, ha cacciato fuori la scienza. Si caccia fuori la scienza solo dopo aver fatto schifo, solo dopo aver perso ogni santa volta che usciamo in Champions League, soprattutto con lei, la partita dopo. Siamo tornati, ma che cazzo sei tornato? È tutta messa in scena, sembra tutta messa in scena fondamentalmente, dai. Una presa per il culo, una cazzo di presa per il culo, come già detto anche nel podcast, no, ci stanno prendendo per il culo, la Juventus ormai fa questo, ti prende in giro. Sono dei buffoni. Mi sembra brutto dire, ma a me sembra una grassissima pagliacciata. Non dico che sono scontento che abbiamo perso, perché abbiamo vinto, scusate, però solo in questi momenti vuoi fare la persona nella squadra con carattere. La Juventus è tornata, l'uomo più atteso. Buffonate, tutte falsità, prese per il culo, Dybala, adesso Dybala ha segnato con il resto, bla bla bla, rinnovo, telenovela. Cioè non lo so, io non si ha neanche la stessa voglia di guardare le partite, le guardi, la pensi ancora a quello, perché nella tua testa sai che puoi fare anche tutti i punti, puoi anche vincerle tutte le partite, però è l'ennesima volta che sei uscito in Champions League ed è quella la cosa che uno ha in testa, è inutile prendersi in giro. E non basta una vittoria per cancellare quella sconfitta, perché quella sconfitta pesa di più di questa vittoria. Ricordatevelo. Ciao a tutti. Iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera.